Mi dispiace che non ci sia Bambagioni, mi dispiace che non ci sia Rossi, non, mi dispiace che non ci sia Gianni. Fantastico. Perché c'era un... Perché c'è... Oh, ma... Vabbè, diciamo che ci si vede tutti i giorni con quasi tutti gli altri. No, diciamo che Gianni ci tenevo in particolare perché... Il comitato promotore per il referendum aveva chiesto un incontro oggi, visto che hanno fatto una manifestazione e visto che eravamo un po', come dire, alle strette rispetto alle promesse di accelerare il lavoro del collegio di garanzia e della validazione delle firme. Voglio ricordare che allo scorso Consiglio regionale, voglio ricordare che allo scorso Consiglio regionale ci siamo impegnati in una mozione che è stata approvata all'unanimità, in cui ci si impegnava a fornire all'ufficio della validazione delle firme più personale per fare più in fretta, per garantire entro il 15, se l'ha scritto in questa mozione, la possibilità che il Collegio di Garanzia si esprimesse. E qui evidentemente c'è qualcosa che non torna, perché siamo al 15, ieri le firme validate erano 27.000, quando eravamo in consiglio la scorsa volta erano 18.000, evidentemente ha lavorato molto poco, mentre ha lavorato molto bene l'ufficio tecnico per realizzare in una notte la stesura definitiva degli emendamenti della legge 33, con oltre 100 emendamenti che erano stati presentati. Diciamo questo, che evidentemente quando si pensa che ci sia stata una forma di, in realtà, di boicottaggio nei confronti di questo referendum, forse abbiamo qualche ragione, qualche dato, qualche indizio, diciamo, ce l'abbiamo. Abbiamo avuto difficoltà per questo referendum, per avere la possibilità di stampare moduli, non riuscivamo a poterli stampare in autonomia. Abbiamo avuto difficoltà con il collegio di garanzia, lo sapete tutti. Abbiamo avuto difficoltà per consegnare le firme. Poi Gianni, costretto dalle evidenze, le ha accettate, le ha accolte, ma ci volevano rimandare di un'altra settimana fino a che il collegio di garanzia non si fosse riunito. Siamo dovuti entrare come dei clandestini con le valigie noi consiglieri, perché al comitato non era permesso di entrare. Questo problema il comitato ce l'ha anche oggi, perché con i voti, con i posti vuoti qui in sala non li facevano entrare su ordine della presidenza. Io credo che gli indizi per dire che con i cittadini non vogliamo confrontarci ci sono, o perlomeno con alcuni cittadini. I cittadini che contestano il vostro modo di fare politica. Non li volete incontrare. Questa è una battaglia di democrazia che noi intendiamo portare avanti per aiutarvi, diciamo, a recuperare un po' quella tensione, quell'elemento di democrazia che credo abbia fatto parte della vostra storia. Entriamo un attimo poi in merito ad alcune questioni. È vero, Scaramelli, Presidente Scaramelli, è vero, Presidente Scaramelli, che sono stato l'unico, perché c'ero solo io, c'era Salvini in giro, quindi chiaramente Fattori non stava neanche tanto bene in quel giorno lì, anzi il giorno dopo credo avesse addirittura la febbre a 40, quindi figuriamoci un po'. Sono stato l'unico che ha votato contro l'abolizione della 28 in commissione e l'ho anche giustificato. E l'ho anche motivato. Io ho votato contro l'abolizione della legge 28 perché credo che fosse un dovere democratico far esprimere i cittadini attraverso il referendum. Eliminando l'articolo 28 c'era il chiaro intento di chi ha proposto quella legge di non fare il referendum.
Io avrei votato contro l'abolizione dell'articolo 28, anche se il referendum l'aveste proposto voi, perché noi abbiamo come primo elemento che ci contraddistingue, giusto o sbagliato che sia, l'idea della democrazia diretta. E la forma in questo momento più vicina alla democrazia diretta è la democrazia referendaria. Quindi in questo senso, per qualunque iniziativa, chiunque intraprenda per fare un referendum avrà il nostro appoggio, anche se non condividiamo i contenuti. Proprio per questa posizione così forte rispetto al bisogno di democrazia. È vero, è vero. Ci sono state probabilmente tante assemblee, tante manifestazioni, sia da parte della maggioranza sia da parte dell'opposizione. È vero, c'è stata data una grande possibilità di dissentire sostegni, sì. E si è creato un grande movimento a questo. Grazie, perché indirettamente avete favorito una ricrescita democratica, anche perché inizialmente, insieme al dissenso, c'è stata anche molta sfiducia. Io vi voglio ricordare che in Toscana hanno votato meno del 50% dei cittadini, proprio per la sfiducia e il dissenso, che è una modalità monolitica di governare, ha determinato per 40 anni in questa regione. 45, mi corregge. Quindi, diciamo, grazie, grazie perché c'è movimento, grazie perché c'è voglia di partecipare, grazie perché ci sono tanti cittadini che hanno davvero voglia di partecipare, e non per fare campagna elettorale. Quello è un aspetto, come dire, un po' un tormentone, un po' ridondante, che tutte le volte che è in difficoltà ci racconta il Bambagioni. Ora mi dispiace non ci sia, però gliel'avrei detto più volentieri di persona. Dice sempre: oh, smettetela di fare campagna elettorale. Questa è una sua frase tipica, diciamo. Però, attenzione, io glielo voglio, lo voglio ripetere qui. Rispetto a quest'idea che comunque l'esternalizzazione e la privatizzazione della sanità sta passando da 18 anni a questa parte, e questa ultima legge è la corona finale, la cornice finale a questa tendenza che si è intrapreso, non c'è dubbio. Quindi io lo ridico, l'ho detto in commissione e lo ridico oggi, smettiamola di arrampicarci sugli specchi, perché anche le ventose si consumano. Quindi attenzione da questo punto di vista. Entriamo nel merito, perché entrare nel merito è importante, perché al Movimento 5 Stelle, nel merito della 33, perché al Movimento 5 Stelle viene spesso detto che non abbiamo contenuti, che non abbiamo idee e che non abbiamo idee di governo. Allora andiamo avanti. Io faccio prima una considerazione su quelli che sono gli aspetti qualificanti, la politica sanitaria che il Movimento 5 Stelle ha cercato di mettere insieme in questi 2 anni, in definitiva, che noi si esiste come vera rappresentanza nelle istituzioni. Il cerchio, lo ripeto, si è chiuso qualche mese fa, a maggio scorso, però non eravamo presenti in regione, quindi finalmente siamo presenti anche nelle regioni. Ecco, vi do un pochino di idee. Il Movimento 5 Stelle ritiene che per garantire la salute siano indispensabili una sanità pubblica di alta qualità ed efficienza, incentrata sui bisogni del paziente, pensata, progettata e guidata su evidenze scientifiche. Questo è il primo aspetto, il primo assioma. Competenza. A noi piace di più la parola competenza. La parola responsabilità mi sembra un po', come dire, una fuga dall'idea, come dire, di lavorare sul presente. Responsabilità è qualcosa che ci piace un pochino meno, ci piace di più la parola competenza. Cosa vuol dire progettata e guidata su evidenze scientifiche? Vi faccio 2 esempi per tutti
Forse se ci si fa la riprendo anche successivamente, però vi faccio due esempi per tutti. L'accorpamento nelle aree vaste, è antiscientifico. Tutti gli studi internazionali, 118 studi internazionali, studio HOP, quali? Se non tu studi, mi dispiace, non ci posso fare nulla. Tutti gli studi internazionali, 112 su 118, in una meta-analisi complessa, dimostrano che gli accorpamenti non migliorano la qualità e generalmente peggiorano i servizi. E non aumentano neanche le performance finanziarie. Non migliorano neanche le performance finanziarie. Ecco il primo elemento di antiscientificità della legge 28, poi spalmata, nascosta fra le righe della 33 che va a modificare la 40. Guarda che lavoro da azzeccagarbugli. Altro elemento di antiscientificità, il modello per intensità di cure. Ci ritorneremo anche sul modello per intensità di cure. A noi è sembrato anche un modello per procedere con il project financing, poi si tornerà anche sul project financing. Però, diciamo, il modello per intensità di cure, anche questo, è stato abbandonato in quasi tutte le sperimentazioni internazionali in cui è stato adottato. Addirittura la patria del modello per intensità di cure, il Giappone, che lo usa per le automobili, si chiama modello Toyota, nell'ospedale non lo applica. Ma vedete un po' che cosa strano. Noi siamo per una sanità pubblica trasparente, trasparente. È stato accolto in linea di principio l'idea della trasparenza in commissione, proposta da me. Io la volevo cogente però la trasparenza. Ho chiesto che ci fosse una trasparenza sulle liste d'attesa di tutte le prestazioni, che fossero le prestazioni di tipo medico, di tipo strumentale, TAC, risonanza, ecografia, sia di tipo chirurgico, di tutte le prestazioni anche di tipo chirurgico. Questa cogenza è stata rifiutata in commissione. Perché è stata? Ora, speriamo che magari quest'Aula oggi la possa recuperare. Volevamo un CUP centralizzato. Cosa possibile, fra l'altro, e che potrebbe consentire anche un minimo di smaltimento delle liste d'attesa, almeno per quei cittadini che se la sentono anche di fare 50 km per fare un esame. E magari liberano qualche posto per quei cittadini che non se la sentono. Mi è stato detto di no in commissione, perché evidentemente il vostro interesse non è l'abbattimento delle liste d'attesa, perché se no su questo si sarebbe trovato un accordo. Non è stato trovato questo accordo. Trasparente. Che sappia premiare il merito svincolata dai partiti politici. Vabbè, qui stendiamo pure un velo pietoso. Le nomine dei direttori d'area vasta sono nomine direttamente fornite dal presidente Rossi. Insomma, quindi lasciamo perdere. Una formazione efficace ed efficiente. Ma io credo l'ultimo episodio e l'ultimo evento del resort del Ciocco ci dice come la pensate su questa cosa. Non è stato preso neanche un provvedimento contro una cosa che è andata a finire sulle televisioni. Si è fatto ridere l'Italia con la vicenda del Ciocco. Si è speso 100.000 euro per formare alla caccia al tesoro 100 professionisti. Ma rendiamoci conto un po' come siamo bravi a formare. Coinvolgimento dei cittadini come soggetti attivi, consapevoli e responsabili. Questa è stata la vostra capacità di interagire con la posta elettronica da parte dei portatori, di interesse, cosa che non era mai successa prima, non si sono neanche auditi. Noi vorremmo un servizio sanitario nazionale sostenuto economicamente dalla fiscalità generale. La Toscana è al primo posto nazionale nel pagamento di ticket. Quindi liste d'attesa,
non ci interessa batterle. I ticket, ancora si mantiene in essere il vergognoso ticket sulla digitalizzazione, con soggetti che non ricevono neanche il dischetto della digitalizzazione e che arrivano a pagare per 3 volte in un anno, fino a 30 euro. E non è neanche per fascia di reddito, vengono pagati sempre, anche se si va al pronto soccorso in urgenza. Ragazzi, su questo non si sta intervenendo per niente. A me viene il dubbio che ci sia, questo è il modus operandi di un disegno, ahimè, criminale, che vuole spingere, criminale tra virgolette, criminale in chiave politica, che vuole spingere verso il privato. Siccome non c'è scritto... Consigliere, per favore, coi termini, grazie. Cosa? Termine. Ho usato un termine... Criminale non è, non si addiciamo, era meglio grazie. Criminal mind, forse... Consigliere, prego. Più. Ma, diciamo, non mi sembrava che fosse così drammatico. Forse sono termini a volte troppo pesi che ci fanno... su cui si proietta se stessi, ma veramente non era questo il senso. Era un significato politico, per dire che c'è un modus operandi va bene, penso, per sciuntare, per trasferire sul privato la sanità. Noi vorremmo una selezione pubblica, con criteri oggettivi e trasparenti anche dei direttori generali, chiaramente. La prevenzione prima di tutto. Il Movimento 5 Stelle favorisce, incentiva e agevola tutte le attività tese ad educare a stili di vita che migliorino il benessere delle persone. Di conseguenza il Movimento 5 Stelle incentiva pratiche semplici, economiche, quali l'educazione sanitaria, la promozione di stili di vita sani, ma anche la salubrità e la tutela del territorio, dell'aria, delle acque, del cibo, dell'ambiente di lavoro. E via, e via, e via, mi viene in mente l'inceneritore, mi viene in mente l'aeroporto. E questo è il vostro modo di promuovere salute, con mitigazioni fantascientifiche che non hanno granché senso, servono soltanto per far pari alle varie aziende. Lo sappiamo bene come funziona. Non vogliamo che i cittadini siano spettatori paganti, quindi ecco perché abbiamo appoggiato il comitato promotore del referendum. Ecco perché insistiamo su questa cosa del referendum. Presidente Rossi, in quella sedia vuota, assessore Saccardi, abbiamo letto con attenzione il testo della 33. A noi pare molto chiaro che il significato vero, al di là di alcuni riferimenti semantici positivi, riordino, riorganizzazione, riforma, razionalizzazione, ottimizzazione, altro non è che quello, questo significato di questa legge, altro è, non è che quello di una controriforma, che avrà come esito inesorabile il taglio di personale e di servizi, con la conseguenza di un aumento dei disagi sanitari della popolazione, risolvibili solo ricorrendo alla soddisfazione dei bisogni di salute nel privato, puro o privato sociale che sia. Giocate a carte scoperte, per favore, Presidente Rossi e Assessore Saccardi. Almeno abbiate il coraggio di assumervi la responsabilità del disastro che si sta abbattendo sulla sanità pubblica, che implica una minor spesa voluta dal Governo nazionale di ben 149 milioni di euro. Questo è il senso di questa controriforma. E su questo non avete alternativa se non accingervi a consacrare con l'attuale controriforma un peggioramento dell'agonia del servizio sanitario regionale. Su, coraggio! Fate come i vostri colleghi lombardi, dichiarate apertamente che il vero intento è la privatizzazione della sanità pubblica a vantaggio di assicurazioni private integrative verso un sistema sempre più sbilanciato, verso il ritorno alle vecchie mutue. Sì, Scarti, è proprio così. Siamo completamente d'accordo su questo. Cioè il modello Bismarck, se naturalmente lo conoscete. E questo nonostante le evidenze della maggior efficacia del modello Beveridge, adottato dalla legge 833 del 78,
Legge invidiata da tutti i paesi del mondo al pari della nostra Costituzione. Guarda caso la stiamo consacrando anche quella. E che per un trentennio ha garantito la gratuità, l'universalità di un sistema sanitario pubblico e di qualità. Non avete nemmeno questo coraggio, state lasciando morire lentamente la sanità pubblica e lo state facendo con una manipolazione semantica, tanto per cambiare. Per anni avete parlato di eccellenza del modello toscano, tutto a un tratto ci si accorge di quanto sia migliorabile, così tanto che o non era un'eccellenza o evidentemente l'unico scopo della presente legge diventa il contenimento della spesa. Anzi, per citare il preambolo, un ulteriore contenimento della spesa. Perché il contenimento c'era già stato e ovviamente non potrà migliorare alcunché. Non si sono mai visti miglioramenti di performance riducendo le risorse disponibili. Diciamolo ai cittadini toscani, li state prendendo in giro. Unico scopo di questa riforma è il bisogno di tagliare obbedendo pedissequamente alle indicazioni di un'altra legge truffa europea che ci ha tolto la sovranità monetaria obbligandoci al pareggio di bilancio e quindi alla riduzione della spesa pubblica. Noi riteniamo che in sanità sia una bestemmia morale antietica fare profitto, ma anche risparmiare, lucrare sul dolore è semplicemente vergognoso e disdicevole. E purtroppo è questo il principio che passa con la vostra controriforma. Giusto per rinfrescare la memoria, ricordiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che la salute è un diritto umano fondamentale e il raggiungimento del livello più alto possibile di salute è uno degli obiettivi più importanti che possano esistere. Almata, 1978. Quel documento si intitolava Salute per tutti entro l'anno 2000. Ci sarebbero altre voci di spesa che eviterebbero i tagli, ma manca la volontà politica di affrontarli. Tanto per esemplificare, solo nel 2013 sono stati stimati circa 23,6 miliardi di euro in corruzione, sprechi e inefficienze dei servizi sanitari, pari al 23% della spesa sanitaria nazionale. Quindi pensate un po' quanto si potrebbe riuscire a risparmiare, in quel senso lì. Poi che dire degli stipendi da centinaia di migliaia di euro dei vari dirigenti, a partire dai carrozzoni delle società della salute? Non si affrontano i problemi cronici del paese, che restano evidentemente tali anche quando governano i rottamatori. Non volete spendere meglio, volete spendere meno. Tagliare è l'obiettivo esclusivo di ordine, l'obiettivo è esclusivamente di ordine economico-finanziario e cioè contrario a qualunque principio di etica della salute. Obiettivo che peggiora nella misura in cui si mantengono i privilegi legati ai conflitti di interesse. Uno dei passaggi cruciali della legge è rappresentato dalle ASL. In questo passaggio si dimostra, secondo noi, in maniera direi abbastanza inequivocabile, la pochezza dell'azione di governo. Si ignora completamente la stessa letteratura scientifica internazionale che dimostra in modo inequivocabile che gli accorpamenti delle strutture sanitarie non solo non fanno risparmiare, ma addirittura peggiorano la qualità dell'erogato, anche perché il risultato più spesso descritto è l'aumento della complessità dei sistemi. Siccome non possiamo credere che non riusciate a comprendere questa elementare verità, siamo costretti a ipotizzare che mentiate sapendo di mentire e che dietro l'operazione dell'accorpamento si celi il mero bisogno di continuare a governare la sanità senza il minimo controllo di eventuali portatori di interesse più facilmente manifesti in catene di comando più dirette, riducendo da un lato quindi la catena di comando e dall'altro allontanando cittadini e operatori competenti dal controllo del sistema. Evidentemente cominciate ad aver timore, non del Movimento 5 Stelle, ci mancherebbe altro, non siamo così megalomani né usiamo sostanze psichedeliche, ma della democrazia. Altrimenti avreste accettato la sfida referendaria.
Se non aveste timore avreste accettato la sfida referendaria, non sarebbe cambiato quasi niente se avessimo aspettato 6 mesi a fare questa legge. Non avreste costretto anche i vostri elettori che hanno firmato per potersi esprimere attraverso il referendum a dover manifestare qui sotto per chiedere di poter esercitare il proprio diritto democratico. In questo senso, vedete, la lotta contro questa legge rappresenta una vera e propria battaglia per la democrazia, oltre che per la difesa della sanità pubblica. Si parla di un mutato quadro finanziario nella legge. In realtà, questo quadro finanziario mutato ci suggerisce che la spesa sanitaria, questo è quello che è successo negli ultimi 10 anni, la spesa sanitaria negli ultimi 10 anni è raddoppiata, dai circa 50 miliardi, 55 miliardi 10 anni fa, siamo oggi a circa 110 miliardi, è raddoppiata. Tuttavia non si è assistito né a un aumento del personale assunto, né a un aumento degli stipendi del personale di ruolo, né un miglioramento delle liste d'attesa, né una riduzione dei ticket o compartecipazione della spesa da parte dei cittadini, né un miglioramento delle performance di accettazione e urgenza, anzi, secondo i dati del Sant'Anna, un cittadino su 3 quando deve andare al DEA fa gli scongiuri e non per il dolore che lo costringe. Non abbiamo neanche visto un aumento, nonostante questo raddoppio della spesa sanitaria, dei posti letto ospedaliero, anzi, si è assistito a un inesorabile declino, quello sì, della sanità toscana, che vanta la migliore sanità sui LEA, ma che ancora, nonostante 45 anni di governo monolitico, non riesce ancora a garantirli tutti. Ma ritorniamo a noi. Il raddoppio della spesa in 10 anni. Dove è andato a finire? Dove è andato a finire? Sarà mica andato a finire nelle esternalizzazioni? Sarà mica andato a finire nelle tasche dei gestori privati delle concessioni degli ospedali costruiti in project financing? Sarà mica andato a finire in tecnologia inutilizzata? Sarà mica andato a finire nelle convenzioni con i privati o con intrecci tra politica e privato sociale, assicurazioni private integrative e quant'altro? Sarà mica andato a finire nelle tasche di chi ha speculato sull'acquisto di immobili su cui ci sono inchieste in corso? Sarà mica andato a finire nel buco di Massa? Oh mamma mia, ormai è roba vecchia, dai, me l'avete detto tante volte anche nelle trasmissioni. Ancora torni sul buco di Massa? Sì, ci torno sul buco di Massa. Sono 400 milioni su 159 e ora si deve risparmiare. Aciderba, ci torno, si può dire Aciderba. Erba. Consigliere Quartini, guardi, la prego di... è lunga la notte, dovremmo stare molto in tempo. L'uso della parola criminale non è piaciuta a quest'Aula, ai consiglieri e a questa Presidenta. Le comunico che verrà sbobinato il suo intervento e portato in ufficio di Presidenza. Usiamo termini e modi consoni, perché io non credo che lei sia un criminale, quindi spero che lei pensi che non lo sia, né io né i colleghi di quest'Aula. La ringrazio per proseguire. Ho dato una declinazione alla parola criminale. Quando sbobina, la vada a vedere la declinazione che ho dato. La criminalità politica è una grande storia, effettivamente. Nella legge si parla anche di un mutato quadro epidemiologico. Ma li avete chiari i dati epidemiologici a cui vi riferite? Abbiamo chiesto il referto epidemiologico in tutti i comuni della Toscana. E quando è andata bene ci sono stati dati, parzialissimi dati aggregati. Speriamo nel corso di questi anni di poter avere dati validi dall'Agenzia Regionale di Sanità a cui li abbiamo chiesti tramite la Commissione Sanità. Non avete una mappatura puntuale dei bisogni sanitari della popolazione. A pensar male potremmo ipotizzare che non convenga. Chissà, magari potrebbe venire fuori qualche eccesso di rischio, per esempio in aree di interesse speculativo, come la Piana Fiorentina, o le aree vicine agli inceneritori, o quelle geotermiche, o quelle con contaminazioni da amianto, o altro, che costringerebbe a rivedere le scelte di politica sanitaria già avviate e relativi interessi. Per esempio, ci saremmo aspettati da un buon governo che mira a proteggere i propri cittadini che fosse accettata la nostra pacifica richiesta di valutazione di impatto sanitario prima di pensare alla costruzione del nuovo aeroporto in un'area ad altissima nocività, dove sarà collocato anche l'inceneritore. Avete risposto picche.
anche se un recentissimo rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente ci ha informato che già ora il nostro contributo alla mortalità prematura per inquinamento è in assoluto il più alto fra i paesi europei, pari a 84.400 decessi annui. Per avere un'idea rispetto a paesi con popolazione analoga, un po' maggiore, e sviluppo economico produttivo simile, la Francia ha 52.600 morti, l'Inghilterra 49.430 morti, la Germania invece 72.000 su una popolazione con 20 milioni di abitanti in più rispetto all'Italia. E noi continuiamo a proporre politiche di incenerimento. Si parla di crescita inesorabile dei bisogni assistenziali, che senz'altro è legata all'aumentata speranza di vita, ma anche e soprattutto allo scarso impegno del sistema ad investire sulla prevenzione dei fattori di rischio di malattia. Ci riferiamo nello specifico ai 7 big killer che impattano sugli stili di vita e agli interessi lobbistici di Big Pharma, di Big Tobacco, di Big Alcohol e di Big Food. Ecco la scarsa attenzione alla prevenzione che si evidenzia molto bene quando poi si accenna ai dipartimenti di prevenzione senza un ben minimo accenno al loro potenziamento nei loro contenuti essenziali, rispetto ai quali basterebbe aderire, sul serio, ai progetti nazionali di guadagnare salute. Ma evidentemente non conviene guadagnare investendo sugli stili di vita. Sarà mica per timidezza nei confronti delle varie lobbies. Eppure sappiamo che i soli big killer, precedentemente ricordati, sono responsabili di oltre il 70% della cattiva salute nella popolazione. 37 milioni di morti nel mondo sviluppato, di cui 16 prima dei 70 anni. Ai primi posti di mortalità e di anni persi di vita, lo ricordo non per fare lezione, chiaramente, ai primi posti di mortalità e di anni di vita persi, anche in buona salute, troviamo infatti le malattie ischemiche cardiovascolari, giusto appunto causate da ipertensione, da eccesso consumo di sale, da fumo di sigaretta, da sovrappeso, da diabete. Il cancro polmonare, causato essenzialmente dal fumo di sigaretta, l'ipertensione, consumo di sale, consumo di alcol, sovrappeso e consumo di tabacco. Le broncopneumopatie cronico-ostruttive, la bronchite cronica per intendersi, dal fumo di sigaretta. È la prima causa di cattiva salute nella popolazione italiana, quindi non roba di poco conto, con costi enormi. Dal diabete dell'adulto, che è un diabete alimentare, quindi consumo di zuccheri e sovrappeso, seguono cirrosi epatica, tumori del colon retto e della mammella, legati anch'essi al consumo di alcol, tabacco e sovrappeso. Perché non si riesce a comprendere che si deve cambiare marcia? Perché è così difficile proteggere gli stessi nostri figli? Ben venga l'attivazione di un'efficiente rete pediatrica, ma quanto facciamo per la prevenzione dell'obesità nei bambini? L'Italia è al secondo posto dopo la Grecia. Come prevalenza è una cosa terribile. E quanto facciamo per la prevenzione del tabagismo e dei problemi alcol correlati fra gli adolescenti? Ancora, quanto si spende in prevenzione dei traumatismi, specie quelli stradali, nella popolazione, che sono la prima causa di morte prima dei 40 anni? Abbiamo idea che spendiamo in educazione e nella salute meno di tutti gli altri paesi europei? Lo 0,5% si spende in prevenzione in questo paese. La nostra regione un pochino di più, ma la regione toscana è sempre un pochino di più e questo ci fa accontentare. Noi no, non ci accontentiamo. Parliamo di territorio, dai consultori familiari ai distretti sociosanitari, alle case della salute, agli aggregati funzionali territoriali, alle zone di distretto. La confusione terminologica e la memoria ci suggeriscono che cambiando il nome si fanno solo operazioni gattopardesche. È da dimostrare che questo nuovo assetto delle zone di distretto potrà dare qualche risultato. Quali sono gli elementi di Health Technology Assessment utilizzati per definirli? Quali indicatori di processo e di esito sono stati utilizzati? Dov'è la stima dei risultati attesi? Da nessuna parte le abbiamo viste queste cose nell'ambito della legge, nel razionale della legge. Il razionale è soltanto di tipo legislativo, non di tipo tecnico. Vedete, il miglioramento della funzionalità del territorio non può prescindere da un aumento degli addetti all'assistenza,
in particolare infermieri e operatori sociosanitari. Ma il personale, secondo la Giunta, è in esubero. Da 1.500 ai 2.000 esuberi per i tagli che vogliamo fare. Altro aspetto da valorizzare, assente nella riforma, è il ruolo delle associazioni di pazienti e familiari e delle ONLUS. Il numero di persone affette da malattie croniche è in aumento in tutto il mondo. A questo fenomeno si risponde in primo luogo fornendo ai singoli la capacità di fronteggiare in modo autonomo le sfide fisiche, emotive e sociali, anche e soprattutto da malati cronici o affetti da disabilità. Si chiama empowerment e strategicamente può essere implementato nel singolo, nel gruppo e nella comunità. Promuovere il coinvolgimento attivo delle persone nella gestione della propria salute e della propria malattia, dare vita e sostenere gruppi di autoaiuto, creare pazienti esperti, credo sia un dovere da questo punto di vista e oltretutto potrebbe consentire anche un gran bel risparmio, perché non costano, semplicemente per questo. A tal fine è opportuno prevedere e coordinare il ruolo delle associazioni di malati e familiari attive attualmente. Questo da solo però non è sufficiente, quindi sempre rispetto al territorio. È necessario concordare obiettivi regionali specifici con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, con una reale presa in carico del paziente, inserendo medici di medicina generale e pediatri in una reale rete con i centri specialistici per migliorare l'appropriatezza prescrittiva. Obiettivi da sottoporre però a verifiche annuali, a verifiche continue, a verifiche anche rispetto all'utilizzo, a volte inappropriato, dei pronto soccorsi. Riattivazione dei distretti e dei consultori, con percorsi condivisi fra territorio e ospedale, con l'attivazione di indicatori a cui tutte le strutture dovranno adeguarsi e rispondere. Vedete, è importante però anche capire questo. Per esempio, nei modelli del Chronic Care Model, che è quello che ha un po' più di valore nell'intervento sulla cronicità, noi, Chronic Care Model, vabbè, grazie della correzione, molto, thank you, molto semplice. È un aspetto comunque importante quello che vorrei sottoporvi. I soggetti che sopravvivono più a lungo in quel modello, sono quelli che si ricoverano di più. Quindi evidentemente va rivisto il modello della deospedalizzazione, va rivisto il modello dell'intensità di cure, proprio per questo, perché gli studi scientifici dimostrano che in un buon rapporto fra territorio ospedale, quindi fra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, in un accordo reale con il sistema della rete ospedaliera, il sistema funziona meglio, almeno in termini di sopravvivenza, ma anche in qualità di vita, se si ricoverano di più. Quindi in quel modello evidentemente il sistema funziona. In Toscana sono state costituite molte più società della salute di quante sono le USL, ciascuna con un direttore generale da 110.000 euro di stipendio annuale, a cui vanno aggiunti 5.000 euro circa di integrazione per formazione e 22.000 euro di compenso per i risultati raggiunti. Il contenimento delle spese della sanità, che costituiscono la principale voce di bilancio delle regioni, dovrebbe essere un caposaldo condiviso da cittadini e politici. Specialmente il taglio degli sprechi è un dovere delle amministrazioni per evitare ricadute negative sull'assistenza medica e sulle urgenze. Noi vogliamo l'abolizione delle società della salute. La vogliamo da sempre. Sono carrozzoni inutili che distraggono risorse economiche e di personale senza aumentare l'efficienza del sistema sanitario. Molto meno chiaro appare il ruolo delle zone di distretto definite dalla legge 33. Vengono presentate come sostanzialmente strumentali alla chiusura dei presidi ospedalieri di base, anche delle zone disagiate, ma senza prevederne un vero potenziamento di personale necessario al loro funzionamento. Certo, sulle zone disagiate c'è una dichiarazione di principio, una dichiarazione di intenti,
ma anche su questo noi avevamo presentato un emendamento. Cosa? Ah no. Anche su questo noi avevamo presentato un emendamento in cui si chiedeva che le zone disagiate fossero fornite da un presidio ospedaliero di base, cioè degno di tale nome. E avevamo identificato le zone disagiate come le zone dove non era possibile realizzare la Golden Hour, dove non era possibile avere un nosocomio vicino nell'arco di 30 chilometri. Non è roba nostra, attenzione, e forse non è neanche roba dell'UNCEM che l'ha proposto, è semplicemente uno studio, anche questo scientifico, fatto all'estero e poi riappropriatosi da parte di Cittadinanza Attiva. Quindi è una delle realtà che più di tutti, insieme al Tribunale dei Diritti del Malato, interviene su questi aspetti. Al punto 9 del preambolo si riafferma la contraddittoria scelta antiscientifica del modello per intensità di cure. Si propone inoltre una maggior flessibilità, parola che negli anni è diventata sinonimo di precarietà, come del resto la stessa parola Job Act. Soffermiamoci un momento su questo modello. Noi non esitiamo a sostenere che la sanità toscana è tornata all'antico con l'organizzazione attuale per intensità di cure, che ci riporta indietro ai repartoni di inizio secolo, open space, e ad operatori tuttofare che sanno poco di tutto. Questo poteva andar bene quando la medicina era agli albori e le conoscenze erano veramente scarse. Da allora c'è stato un tumultuoso sviluppo scientifico e tecnologico che impone la specializzazione degli operatori e degli ambienti, reparti specialistici e dipartimenti. Rinunciare all'intensità di cure e ripristinare la suddivisione dei pazienti in reparti specialistici e dipartimenti significa un ritorno al moderno, che solo pochi anni fa ci aveva portati a livelli di efficienza tra i migliori, ad un ottimo rapporto spesa-qualità. I pochi ospedali dove l'introduzione del metodo Toyota non ha portato grossi guai sono quelli che dietro la facciata dell'intensità di cure hanno messo in atto correzioni più o meno dichiarate come il ripristino nei fatti dell'organizzazione precedente. Senza considerare che la patria del metodo Toyota, il Giappone, non lo adotta per la sanità, ma lo lascia all'industria. E questo perché la sanità è giustamente considerata un servizio e non un'industria. Forse conviene tornare al moderno. Non solo, i maggiori volumi decantati nell'economia di scala non assicurano maggior qualità in nessuna attività artigianale, ma nemmeno in medicina e chirurgia. Mentre forse vanno bene nella catena di montaggio con le diagnosi tecnologiche dei motori della Toyota, ma ripetiamo, la salute non va considerata un'industria per fare profitti. Nella PDL si rimediano nuove figure apicali, i direttori della rete ospedaliera. Siamo sicuri che ce ne sia bisogno o rappresentano un metodo alternativo di impiegare qualche direttore privato del suo ruolo, che è uscito dalla porta, rientra dalla finestra? Non bastano un direttore della programmazione, un direttore generale o un direttore d'azienda ospedaliera universitaria per definire la programmazione della rete ospedaliera? Le strutture ospedaliere dovrebbero essere organizzate in rete. Su questo siamo completamente d'accordo. Vi risparmio questo pezzo perché se ne è già parlato. Segnaliamo un errore nel testo, perché per fortuna in commissione si è definito che il Consiglio Sanitario Regionale in commissione è tornato ad essere organo consultivo anche del Consiglio regionale, mentre nel preambolo c'è scritto che è organo consultivo solo della Giunta, ma in realtà in commissione l'abbiamo modificato. Quello è un errore, così, che segnalo anche alla Presidenza rispetto a come è stata. Fa piacere notare che si cerchi di promuovere la riflessione bioetica, evidentemente non era una prerogativa della politica. Hanno ragione quando dicono la politica deve fare il suo, ma l'etica è a un livello più alto, deve anche un po' orientarci. Il comitato bioetico non aveva mai funzionato. Certo, riteniamo che una maggior cogenza della Commissione, almeno sulle sperimentazioni e sulle tematiche etiche di fine vita, della fecondazione medicalmente assistita, del testamento biologico, del proseguimento delle cure, sarebbe auspicabile. Fa altrettanto piacere che si ponga l'accento al contrasto delle diseguaglianze
favorendo le popolazioni più svantaggiate. Ma vorremmo cogliere l'occasione per ricordare che il primo elemento di contrasto alle diseguaglianze, che peraltro sono la prima causa di cattiva salute delle popolazioni, è la lotta alla miseria e alla povertà, anche attraverso opportune misure di reddito minimo garantito e o reddito di cittadinanza. Naturalmente non in ottica assistenzialistica, come spesso c'è stato detto in maniera demagogica, come si è cercato di far passare in modo strumentale nei media, ma in ottica di sostegno e lavoro, al lavoro, così come è concepito nella nostra proposta a livello nazionale, cioè come un vero e proprio ammortizzatore sociale, magari sostituto della cassa integrazione in deroga. Un altro elemento di preoccupazione della PDL è la squalifica, lo svilimento di questo Consiglio, nella misura in cui delega la Giunta a nomine, scelte di programmazione e quant'altro, venendo meno alla sovranità stessa del Consiglio e togliendo l'unico controllo su alcuni temi esercitabile dalle opposizioni. Ne rivendichiamo in questa sede il recupero di questo elemento e riteniamo che sia tanto esigibile quanto inaccettabile il fatto che venga depauperata questa assemblea. Poc'anzi ci chiedevamo dove saranno finite le risorse aggiuntive ai piani sanitari degli ultimi 10 anni. Saranno mica andati a finire nelle tasche dei gestori privati delle concessioni degli ospedali costruiti in project financing? Parliamone pochi minuti, perché il disegno è lungo, qualche decina d'anni, e soprattutto negli ultimi 10 anni. Parliamone un attimo per meglio capire come si è organizzato il sistema negli ultimi anni. Il project financing è un'operazione finanziaria attraverso la quale le pubbliche amministrazioni realizzano opere pubbliche, ospedali, strade, infrastrutture, eccetera, il cui onere finanziario parzialmente o totalmente a carico del privato. Vogliamo fornire in questa sede una evidente criticità e dimostrare che tale operazione finanziaria non solo sia stata applicata in modo distorto, ma soprattutto mettere in evidenza gli effetti negativi che ha prodotto sulla sanità pubblica, affinché si possano prevenire i danni alla pubblica amministrazione, nell'auspicio che non si ricorra più a tali forme anomale di contratto. Il ricorso al project financing procura effetti devastanti per le finanze degli enti locali e distoglie le risorse pubbliche dalla cura per il malato per trasferirle ai profitti dei privati. Anche in Inghilterra, dove il project financing si è sviluppato per primo, gli esiti che ha provocati sono stati gravissimi per l'economia pubblica. È tutto documentato. Da ricerche effettuate nel 2005, l'Unione Europea boccia il progetto di finanza per deficit eccessivo. Inoltre, la Corte dei Conti, sezione regionale del controllo dell'Emilia-Romagna, scrive che l'impiego del project financing in ambito sanitario genera una spesa pubblica che è totalmente sproporzionata rispetto al costo della struttura. Il caso emblematico è rappresentato dai 4 nuovi ospedali toscani. Gli ospedali sono stati costruiti utilizzando sia soldi pubblici che privati, ma la struttura rimane sostanzialmente in concessione all'impresa per la durata di 19 anni. 19 anni dalla costruzione dell'ultimo, attenzione. L'azienda sanitaria ripaga il contributo del privato attraverso il cosiddetto canone di disponibilità, vale a dire affitto dell'ospedale, che viene pagato ogni anno per tutta la durata del project financing, 19 anni. I tassi di interesse risultano molto più alti di un mutuo a tasso fisso o a tasso variabile ottenibile dalla Cassa Depositi e Prestiti o da un istituto di credito. L'impresa privata, inoltre, riceve dall'azienda sanitaria anche la concessione esclusiva per la fornitura dei servizi non sanitari connessi all'ospedale. Si tratta di servizi che non riguardano direttamente la cura del malato, quali ad esempio la manutenzione ordinaria e la gestione di edifici, servizio di energia, gestione di reti informatiche e telefoniche, ingegneria clinica, servizio di pulizia, ristorazione dei degenti e dei dipendenti, raccolta smaltimento rifiuti, sterilizzazione, lavanderia, parcheggi. Per i servizi non sanitari l'azienda si obbliga a pagare un canone annuale per tutta la durata
del project financing di 19 milioni di euro l'anno per ognuno dei quattro ospedali. Incasso un miliardo, no, un miliardo, insomma, di più, 1.600 miliardi di euro. Il contratto, peraltro, dura 19 anni a partire dall'ultimo ospedale dato in concessione. È importante ribadire che il privato ha coperto con le risorse proprie solo il 25-30% dell'investimento. Il resto è pagato dallo Stato. Inoltre, il prestito che il privato ha contratto con le banche viene garantito dall'azienda sanitaria, per cui non hanno alcun rischio di impresa. Il debito acceso non figurerà nella contabilità pubblica, ma emergerà negli anni successivi, quando la società concessionaria, attraverso la gestione dei servizi ospedalieri, non ce la farà a coprire le spese. Il vincolo contrattuale porta necessariamente a ridurre le risorse destinate alla cura dei malati, i quali saranno costretti a pagare di tasca propria le prestazioni che la sanità pubblica non eroga. Lunghe liste di attesa per l'esecuzione di esami, obbligo di ricorrere alla sanità privata. Noi ci opponiamo drasticamente alla finanza di progetto. I costi del project financing portano al taglio dei servizi, di posti letto, personale operativo ridotto e problemi strutturali organizzativi. Il meccanismo perverso del project financing dei nuovi ospedali e la salute della collettività non sono altro che merce di scambio per il raggiungimento dell'unico obiettivo, fare profitto. Poi magari non funzionano e, come succede a Prato, ci tocca aprire una convenzione con le cliniche private perché non bastano i posti letto. E poi, come succede a Prato, si arrivano ad accordi con i comuni per non fare parcheggi gratuiti entro 500 metri dall'ospedale, perché comunque il gestore privato ci deve guadagnare. Io credo che questa non sia la sanità che i cittadini speravano voi voleste riformare in questa direzione. Lo stesso piano, l'architetto che insieme a Veronesi a suo tempo fece l'operazione di questi monoblocchi, sta rinnegando questi monoblocchi e li sta rinnegando da un paio d'anni, quindi sono già vecchi. Quello ultimo che abbiamo costruito è già vecchio rispetto alle ipotesi che oggi lo stesso piano propone. Propone un ospedale molto diverso, con due piani nel sottosuolo, 18 metri d'altezza, con le piante intorno per consentire al cittadino di avere anche, cittadino paziente, di avere una visione verde intorno a se stesso. Quindi è un modello molto, molto particolare, molto diverso rispetto a quello che abbiamo oggi. E lo stesso piano dice che il problema più grosso di questi monoblocchi attuali è la disumanizzazione, cioè la difficoltà del sistema, essendo in una catena di montaggio, stile Toyota, ad avere un rapporto umano con i pazienti. Questo lo rende assolutamente inadeguato. Ma avvio alla conclusione, perché credo più o meno di essere verso quella direzione. Ho quasi finito l'ora del nostro gruppo, mi sembra d'aver capito, per ricordare una cosa. Sapete perché? Perché quando ci si saluta con un gesto di questo tipo, con le mani, no? Perché salute, è questo. Perché la parola salute viene da sale, conservare. E i primi che l'hanno utilizzata, in termini anche un po' mitologici, questa parola è stata un ordine sacerdotale dei salutari. Se c'era Gianni, penso gli sarebbe piaciuto, perché l'ordine sacerdotale dei salutari è di origine etrusca, e quindi ha a che fare con questa bellissima regione. E chiaramente il saluto era anche di buon auspicio, nei confronti di chi partiva soprattutto. Quindi veniva fatto una cerimonia per cui, per dare il saluto agli altri, veniva lanciato un po' di sale in termini simbolici. Siccome il sale è un po', come dire, irritante per gli occhi, quando veniva lasciato il sale, le persone cercavano di ripararsi gli occhi,
alle donne era consentito usare il fazzoletto. E ancora oggi rimane questo bel gesto che ha a che fare proprio con la stessa parola ciao, no? Che è un modo per mettersi al servizio degli altri. Ecco, la salute vuol dire che noi dovremmo mettersi a disposizione dei nostri cittadini, dovremmo mettersi a disposizione degli altri. La strada intrapresa con la legge 33, dal nostro punto di vista, va nella direzione opposta.